Buonasera signore e signori, sono S88, benvenuti con la quarta parte della nostra guida Pokémon Rubino. Allora, ho catturato Tylo, finalmente. Allora, l'ho trovato su, praticamente sull'erba, quella un pochino più particolare. Aumenta l'attacco con problemi di stato, denti stretti, con beccata e ruggito. È a livello 3, purtroppo pensavo di trovarlo a livello migliore. Comunque sia, l'ho appena trovato e catturato. Allora, in questa parte andiamo verso nord e questa qua è la casa del signor Marino. Oh oh oh, ogni giorno che passa il mio Pico è sempre più in forma. È ovviamente il signor Marino e quello è il famoso Pico, che segnatevi bene questi due nomi che li ritroveremo più avanti. Qua raccogliamo due bacche arance e due bacche pesca, credo che siano queste perché si vedono, sì. E proseguiamo avanti verso Ferruginopoli. In questa parte troveremo tanti allenatori. Spero che i nostri Pokémon vengano allenati al massimo. E io mi ero scordato che voglio catturare anche un prossimo Pokémon che troveremo nel prossimo percorso, ovvero uno Shroomish. Perché Shroomish? Perché Shroomish è un Pokémon di tipo erba veleno, mi sembra, sì, o erba e basta, boh, non mi ricordo. Comunque sia, che si evolve al livello 21 in Breloom, un Pokémon di tipo lotta erba molto forte che io ho sempre amato, e Pokémon di tipo lotta in questa versione di gioco sono veramente utili, quindi dovremmo catturarlo a tutti i costi. Allora, quando abbiamo abbattuto questo Zigzagoon, questo allenatore ha anche una ricarica totale, pensate un po', non ci abbiamo manco le pozioni, questo ha le ricariche totali e va bene lo stesso. Allora, Cozza da Zen non è che gli fa tanto, vediamo come è tantestata, ma credo che come attacco siano pressoché identici. Ovviamente le azioni di Zigzagoon sono abbastanza inefficaci, sì, infatti hanno lo stesso attacco. Usa colpo coda, ma corpo chiaro di Beldum non fa passare niente. Ok, Zigzagoon viene mandato KO. 144 punti esperienza per Beldum, che sarà a livello 8. Perfetto, io in questo caso manderò avanti Tylo, perché almeno lo alleniamo, è anche a livello 3, quindi ha bisogno di essere allenato. Tanto Mudkip si farà praticamente tutta la palestra di Ferruginopoli. Ok, entriamo nel bosco Petaro. Ovviamente si può trovare qua Shroomish, spero di catturarlo perché mi servirà davvero. Allora, manderà Ruggero Warpol a tre Pokémon tipo coleotteri. Noi ovviamente Tylo in questo caso non credo che abbia i problemi, anche perché conosce beccata. E spero che salga di livello velocemente. Grandissimo, ci sono due livelli di differenza, ma Tylo è veramente molto forte, che poi appunto ha denti stretti, quindi aumenterà anche l'attacco in caso che il Pokémon sia ferito. Non so se tipo si usa azione. No, no, ok, allora mi sa che quando è giallo, credo. Non so come funziona comunque sia questa abilità che ha. Ok, 60 punti esperienza, valgono livello 4. Perfetto. Tanto. Di nuovo un Warpol. Tipo come simile ai Caterpie. Usa azione, cavolo, però c'è tutto abbastanza. E noi invece non gli togliamo assolutamente Lucavel. Usiamo azione di nuovo Warpol e Tylo inizia. Peccato. Allora, qui devo utilizzare una pozione perché altrimenti Tylo. 12 pozioni c'ho. Questa cosa, erano quelle di Vera, giusto? Altrimenti Tylo viene mandato KO e non c'ho voglia, lo devo allenare in tutti i modi. Posso Warpol, cavolo. Attacca forte. Ok, beccata di nuovo. Ovviamente Warpol non ha più energie. Il Tylo riceve 60 punti esperienza livello 5 e impara fuoco all'energia, quindi se la utilizziamo questa mossa incrementa la possibilità di utilizzare di fare brutti colpi. Un Warpol sempre a livello 5, usiamo beccata di nuovo, utilizzazione, non so il perché, forse perché hanno usato mille bave prima, ma pensavo che Tylo fosse un pochino più veloce. Usiamo di nuovo un'altra pozione, purtroppo è così ragazzi, sono un po' lente le prime lotte perché
I nostri Pokémon, insomma, per ovvi motivi sono un pochino più deboli, ma vedrete che poi piano piano il gioco inizia a prendere una piega migliore, scorrerà molto di più anche rispetto a Y, ne sono straconvinto. Ok, Talo sconfigge anche quest'altro Warpole a livello 5 e se riceve 60 punti esperienza sale a livello 6, praticamente ha quasi raggiunto Mudkip e il nostro Shiny Veldum. Sale addirittura a livello 7, wow, fantastico. E credo che tra un po' impari anche attacco d'ala, non mi ricordo verso che livello, ma so che la impara. Ok, proseguiamo, vediamo un po' chi troviamo all'interno di questo bosco. Che è vero, Shroomish alla prima? No, invece è soltanto lo Zigzagoon. Ovviamente se non lo trovo qua, quando usciremo dal bosco, stopperò il video, ritorno indietro e lo vado a catturare, perché almeno siamo tutti più contenti, felici e beati. Allora, qua troviamo un'antiparalisi, ci dice il Navidex di catturare un Warpole qui dentro, al bosco Petalo. Non so il perché, però ci dice di catturarlo per, diciamo, completare i Pokémon che ci sono qui dentro. Io non lo farò perché non ho voglia di mettermi a perdere tempo a catturare anche Pokémon così a caso. Ok, proseguiamo. E questo chi è? Neanche l'ombra. Ciao, hai per caso visto qualche Shroomish da qualche parte? Da queste parti? Quel Pokémon mi piace da matti, siamo in due, lo vorrei avere anch'io. Attenzione perché... E chi ha questo? Ma un ranger. Ti avevo teso una trappola, ma hai perso tempo a rinunciare nel bosco Petalo, vero? Sono stufato di aspettare, quindi eccomi qua. E tu, ricercatore della demona, dammi quegli appunti. Ah, sei un allenatore di Pokémon giusto, ti prego, aiutami. Tu cosa vorresti fare? Non voglio mica proteggerlo. Chiunque si infischi negli affari del team Magma finisce male, anche se si tratta di un bambino. Forza, lottiamo. Sì, è un Power Ranger. Ah, ti ha fatto anche la mossa. O della squadra Genie o un Power Ranger. Ok, parte la sfida contro la recluta del team Magma che manderà Pucciena davanti, suo unico Pokémon, che a livello, boh, forse 7 sarà, vediamo un po' se Tylo ce la può fare, no, a livello 9, quindi battiamo in ritirata con Tylo e mandiamo Mudkip davanti, perché ovviamente Mudkip deve essere allenato anche in previsione della cavolestra, insomma non voglio rimanere indietro con il mio leader della squadra. Ok, andiamo con un attacco azione perché pistolacqua non sarebbe molto efficace. Un brutto colpo credo perché qui ragazzi ci ha smezzato. Ok, di nuovo attacco azione. Usa grido di lotta Pucciena, quindi si aumenta anche l'attacco. Spero che resista insomma a un'azione Marchi perché altrimenti usa turbo sabbia e quindi ci cala la nostra posizione. E sì, posizione buona. Precisione, non so perché ho detto posizione. Vabbè, lasciamo perdere, mi metto un beep qua. Ok, 108 punti per Mudkip che sale a livello 9 e impara Fango Sberla, ottimo. E 108 punti per Tylo che sale a livello 8. Buono, sei fortissimo. Diciamo, Pokémonete. Oh, certo che hai proprio defigato intrometterti a fare il team Magma. Forza, voglio la rivincita o meglio, mi piacerebbe, ma purtroppo non ho più Pokémon. E poi, noi del team Magma siamo impegnati nella ricerca di una certa cosa ferruggipoli. Quindi per oggi ti lascio andare. Ora, ti lascio andare. Ci ho mancato un pelo, grazie, i miei preziosi punti sono salvi. Per ringraziarti voglio farti un regalo. Oh, il condito di esperienza, grande! Fantastico! Cavolo, di solito ci dava una Mega Ball e basta. Grandissimo, ce l'abbiamo di già quindi. Cioè ragazzi, qui si tratta veramente di una cosa spettacolare perché noi lo attiviamo immediatamente. Ah, è già attivo. Wow, fantastico ragazzi. Ok, proseguiamo. No, sono un Pokémon. Sono lasciati sfuggire. Peccato. Ok. Sfidiamo questo Pigliamosche, che ha un Nincala. Ok, andiamo con Beccata, per ovvi motivi. Wow, ora inizia a essere pompato, Tylo. È una rondine, io ce ne ho due tatuate sulle caviglie di rondini. Una sulla destra e una sulla sinistra.
Cioè, più sì, una rondinina, tipo quella che ho io praticamente, che è un Tylo, sono due Tylo. Perfetto, Tylo sale a livello 9, ottimo, 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 impara attacco rapido, mossa utile. Zigzagoon sale a livello 3, Zigzagoon dovrà essere depositato immediatamente nel box, anzi no, perché deve imparare taglio, però vabbè. Ok, proseguiamo. Non ci compaiono Pokémon, quindi quella è l'uscita. Io stop un secondo perché voglio catturare un po' uno Shroomish. Arrivo subito, ragazzi, eh. Allora, scusate signori, ma purtroppo il video si è interrotto per via della videocamera. Ho catturato Shroomish e possiamo proseguire. Adesso ve lo farò vedere, ma ci vuole un po'. Qui è la sala di ricognizione sul campo da Patalipoli, passo. Magma, Tenente Rossella, purtroppo delle brutte notizie. La missione è fallita. C'è stato un imprevisto. Sì, capisco. Ricevuto agli ordini. Continueremo le indagini sulla fonte di energia rilevata. Certo che quel ragazzino è davvero davvero in gamba. Ci stanno anche pedinando. Allora, Shroomish a livello 5, assorbimento e paralizzante. Allora, andiamo qua su, prendiamoci quest'altre bacche. Allora, questa è una bacca arancia. Qua c'è una bacca liegia. Perfetto. Mentre qua invece c'è una bacca pesca, ok. Oh, ovvio. Allora, la cosa da fare ora è allenare Mudkip, perché anche se è a livello 9, a parte che abbiamo anche Shroomish, ma insomma. Ok, andiamo avanti, Mudkip davanti, e proseguiamo il nostro percorso. Il destino ci ha fatto incontrare, te la senti di lottare, ovvio. Allora, sulla sinistra, se andavate a dritto appena usciti dal bosco Petalo, trovavate appunto il fioraio che vi dava l'annaffiatoio e vi diceva di andare a piantare le bacche ogni volta che le riprendete, ne ritirate, e vi diceva anche, e vi dava anche una volta al giorno una bacca a caso. Quindi se volete avere delle bacche a caso da piantare o altro, ecco, andateci pure. Io non ve l'ho fatto vedere perché è una cosa che non è inerente alla guida, cioè se ne frega. Fate sempre la solita solfa, vabbè. Allora, dobbiamo battere questo Zigzagoon a livello 10, che ci darà del filo da torcere, anche perché sto usando Ruggito a rota e ci fa calare l'attacco. Quindi andiamo di pistolacqua, che forse è meglio. Usa colpo coda. Mudkip è veramente bello come Pokémon, mi piace un botto. Fatto bene. Ah, ecco qua, il telefono anche suona per ovvi motivi. Ok, oggi questa parte non la finirò mai di cosare, perché era mia madre al telefono di casa, dato che non gli avevo risposto al telefono normale, al cellulare. Quindi buona cosa, mi ha telefonato qua e mi fa praticamente, ovviamente, per ovvi motivi, perdere del tempo. Allora, questo Zigzagoon non voleva andare giù. È una cosa impressionante oggi, è una cosa devastante. Ok, ovviamente era lei di nuovo e mi ha detto che voleva parlare con mia sorella. Che bello, quando ti distruggono praticamente le parti così. Allora, questo Zigzagoon ci sta dando del filo da torcere, quindi mandiamo Beldum, anche perché ci ha abbassato talmente tanto la difesa che Mudkip non può fare nient'altro. Quindi mandiamo il nostro Shiny Beldum e tiriamocelo via, perché qui sennò ci si sta fino a domani l'altro. Ok, corsa da Zen, perfetto. Zigzagoon viene mandato KO. Ok, Beldum sale a livello 9, vediamo chi altri. Mudkip sale a livello 10, perfetto. Zigzagoon sale a livello 5 e impara colpo coda. Shroomish sale a livello 6 e basta, perfetto. Ok, allora dovremmo affrontare l'ultima allenatrice o allenatore, vediamo chi è. Un'allenatrice, perfetto. Vediamo un po' che Pokémon ha. Due, ha un Lotad. Ok, credo che per Lotad io manderei avanti Wingull. Sì, ma perché ce l'ho con Wingull che è Tylo? Oggi non sono in forma per i Pokémon.
anche perché se ieri sera ero in camera e mi sono scontrato a camera della mia ragazza, mi sono scontrato con l'anulare del piede, non so come si dice, cioè con un dito del piede, come se fosse in un angolo, e praticamente io credo che la prima falangetta proprio in cima dove sta l'unghia sia rotta, perché mi fa un male cane quando ci cammino e anche un po' ora, quindi sono un po' scusato per quello. Allora, manderà Shroomish e con questa beccata credo che si termini qua la quarta parte. No, ne serve un'altra. Vai, 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 beccata. Perfetto, Shroomish ovviamente non ha più energie, cade a terra. 100 punti esperienza. Zigzagoon sarà a livello 6, cioè salgono tutti tranne che quelli che mi interessano. Perfetto, allora con questa parte si conclude qua l'episodio 4 della nostra guida Pokémon Rubino. Spero che vi sia piaciuto, votate, commentate, iscrivetevi. Ciao da 188, ciao ragazzi.